Simone Celebre, segretario regionale della filea CGIL Calabria. I lavoratori della metro di Catanzaro protestano per la mancata firma di questo protocollo preventivo per aprire il canale. Sì, protestano perché ad oggi, a distanza di 2 anni, dopo una serie di richieste di incontro fatte all'azienda, non capiamo la reticenza dell'azienda Vianini Lavori S.p.A. a non voler firmare questa concertazione preventiva, tra l'altro prevista dal nostro contratto collettivo nazionale di lavoro. Avete avuto già un'interlocuzione con la prefettura? Sì. Qual è stato l'esito di questo incontro? L'incontro avuto questa mattina col capo di gabinetto ci ha assicurato che nel giro di 10 giorni convocherà il tavolo di monitoraggio previsto dal protocollo di legalità e lì diremo la nostra anche sulla concertazione preventiva, perché senza quella firma noi nelle prossime settimane ci adopereremo ad azioni di lotta all'interno di quel cantiere. È evidente che questa situazione sta determinando un rallentamento nell'esecuzione dei lavori nella metropolitana. Assolutamente sì, infatti ad oggi i lavoratori che stanno su quel cantiere sono, come dire, in maniera ridotta e non capiamo anche qui il motivo di tutta questa situazione. Perfetto. Bruno Marte. Bruno Marte, segretario Fenella Guil della Calabria. È un'avvertenza molto delicata, anche perché sembra che l'impresa che ha avuto l'appalto di questa grande e importante opera pensi solo agli utili, dopodiché la dignità dei lavoratori è stata spesso, fin dall'inizio, messa sotto scacco. Allora, noi abbiamo registrato che da molti mesi mancano i pagamenti i salari delle maestranze e in più nel momento in cui si doveva creare un'area attrezzata per dar modo di sedersi e consumare un pasto caldo e avere tutte quelle soddisfazioni delle esigenze fisiologiche e fisiche sono state negate, questo a discapito probabilmente di utile delle imprese. Questo non è possibile, noi abbiamo chiesto alle istituzioni, alla prefettura di intervenire, sia perché c'è un protocollo di legalità firmato qualche anno fa e sia perché il contratto nazionale del lavoro ci consente di fare una contrattazione preventiva che di fatto la Vianini, capofila dell'ATI, la rifiuta, non ci dà ascolto, non tenta di creare una condizione di normalità dialogando con le forze sociali per far sì che questo cantiere possa partire ed essere fruito dalla cittadinanza calabrese e catanzarese. Va bene, grazie.